di anni fa avevo fatto un testo di Berkoff che si chiamava Il Natale di Harry, però lo facevo da solo, in qualche modo era rimasto il desiderio di lavorare con quell'autore lì. Abbiamo fatto con Carlotta l'esperimento di Feroce Madreguerra, che partiva da un nostro desiderio di teatro laboratorio, che poi dopo, infatti, lo spettacolo aveva tutta una serie di aperture interne che lo facevano considerare non tanto uno spettacolo ma un luogo di spettacolo, eccetera eccetera. E poi abbiamo deciso di mettere insieme le due cose, cioè il desiderio di lavorare su Berkoff e di portare avanti il lavoro che avevamo cominciato con Feroce Madreguerra, prendendo in mano L'amore segreto di Ofelia, non pubblicato in Italia e quindi con una versione inglese tradotta, perché lo spettacolo comunque aveva debuttato in Italia un po' di anni fa. Berkoff, rispetto alla famosa scena dell'Amleto in cui Ofelia restituisce le lettere ad Amleto, nella scena chiamata Al battere in convento, Berkoff si è immaginato il contenuto di queste lettere e, parallelo alla tragedia, che chiaramente finisce però appunto sonora e musicale, che appunto creasse il terreno su cui dire quelle lettere. Non l'abbiamo preso e fatto esattamente così, cioè abbiamo tolto un po' di cose che ci sembravano superflue, abbiamo fatto una piccola operazione drammaturgica all'interno del carteggio, perché alcune le abbiamo mischiate, alcune ce le siamo scambiate, insomma lo abbiamo fatto diventare. Il movimento, l'azione l'abbiamo cominciata a eseguire all'interno del testo anziché sulla scena, e poi abbiamo lavorato molto in astratto all'inizio perché ci sembrava che appunto non ci fosse bisogno di niente di realistico in tutto questo. Anche a livello recitativo, inserirsi in una struttura del genere non ti concede di andare nella recitazione patetica, sentita, anzi più ti fai portare dalla solidità delle parole e dell'impianto sonoro e luminotecnico che è stato costruito, e più appunto si muove qualcosa all'interno sia di chi lo dice che di chi lo ascolta.